Ciao giovinotti, come state? Spero tutto bene. Per i nuovi, per chi non mi conoscesse, io sono Ruotrocco e sì, ovviamente sul mio canale YouTube trovate tanti video a tema tecnologia. E invece per i veterani del canale, spero vi piaccia questa inquadratura un pochettino più dark. Di cosa parliamo oggi? Beh, sicuramente l'avete letto dal titolo e visto dalla copertina. Oggi voglio mostrarvi come poter formattare un hard disk, una SSD portatile o addirittura una pendrive USB in modo tale che funzioni perfettamente sia su Mac e sia su Windows. Eh sì, perché questo è stato proprio uno dei problemi più grossi che ho avuto quando ho preso il mio MacBook Pro M1 che vedete sempre qui dietro alle mie spalle, perché oggettivamente in ufficio io sono l'unico che lavora su Mac mentre i miei colleghi lavorano su Windows e quindi ogni volta era un problema tra pendrive, SSD e hard disk riuscire a spostarsi tutti i file. Ma finalmente c'è un modo completamente gratuito che potete mettere in atto per formattare il vostro disco esterno, uguale SSD, pendrive o hard disk, non c'è problema, in modo tale che possa essere riconosciuto sia dal sistema operativo Mac e anche da Windows. Vi mostro come fare, è super rapido e super veloce. Ok ragazzi, adesso proverò a formattare questa pendrive USB in modo tale che possa funzionare sia con Windows che con Mac. È molto semplice, ma seguitemi attentamente. Comunque adesso, come prima cosa, andiamo a collegare la pendrive al Mac. Verrà riconosciuta, eccola qua. Perfetto, ora dovrete andare a fare comando più spazio, cercare utili di disco, andare qui in alto su vista, fare mostra tutti i dispositivi. Di default sarà mostra soli volumi, come vedete è diverso almeno, quindi impostate mostra tutti i dispositivi, vi selezionate la pendrive, attenzione non il disco ma proprio la voce generale, ok, quindi quella sopra, quindi, semplicissimo, andate qua in alto in inizializza, date il nome, non so, io se la chiamo Duracell 16 giga. Perfetto, come formato dovete dare exFAT e come schema dovete dare master reboot record, ok? Mi raccomando, sono questi i settaggi da dare, e così facendo l'hard disk, la SSD, la pendrive funzionerà con tutti i sistemi operativi. Fate inizializza. Occhio, perché ovviamente perderete tutto quello che c'è sul disco, ma così facendo state tranquilli che funzionerà sia su un sistema operativo che sull'altro. Veramente super super semplice. Cliccate poi su fine, chiudete la utility disco e poi siete pronti a spostare tutti i file che volete sul vostro disco esterno e poi prendere il disco esterno e buttarlo su magari un PC Windows se passate i file dal Mac, oppure viceversa, ovviamente. Siccome una percentuale molto alta di persone guarda i miei video di continuo e non si iscrive al canale, beh ragazzi, io devo ricordarvelo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per non perdervi tanti altri tutorial come questi, perché ce ne sono, ce ne saranno, ne arriveranno tanti tanti altri, quindi se questo genere di video vi piace iscrivetevi, lasciate un commento, lasciate un mi piace, perché a voi non costa niente ma per me fa davvero la differenza. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi è stato utile con un commentino qua sotto o magari se già conoscevate questo metodo e non ho scoperto l'acqua calda. So di non aver scoperto l'acqua calda, ma magari a qualcuno è stato utile, quindi ovviamente i commenti sono a vostra disposizione. Io sono Luca Crocco e noi ci vediamo sempre qui al più presto sul mio canale YouTube. Ciao!